Ma perché tutti fanno i video con la testa tagliata? Ci sarà un motivo. Benvenuti in un nuovo video di Giusy TV. Io sono Giusy, fondatrice di Freepreneurs, la nuova generazione di imprenditori liberi. E questo è il posto giusto se vuoi creare un business e la vita che desideri. Ma iniziamo subito con l'argomento di oggi. Prima o poi ti sarà capitato o ti capiterà nella vita un periodo in cui cercherai lavoro, magari anche prima di voler diventare imprenditore, quella fase di transizione in cui vorrai un po' di stabilità e magari mentre crei il tuo business vorrai trovare lavoro. Ecco, se vuoi trovare lavoro, non inviare il CV. Immagina quanti CV arrivino in un'azienda oggi, ogni singolo giorno. Pensa a te stesso quando decidi di inviare CV, quanti ne mandi ogni giorno. Io penso di averne mandati infiniti, non so contare i curricula che ho inviato nel periodo universitario, prima per cercare lo stage, poi per poter iniziare a lavorare, prima di aprirmi una mia attività. Ma oggi non voglio solamente dirvi di non inviare il CV, perché ci sono quei casi in cui magari è giusto inviare il CV, ma voglio darti sette strategie alternative che sicuramente oggi in un mondo dove tutti inviano CV potrà aprirti delle strade migliori sicuramente. Quindi iniziamo subito. Prima strategia. Se sei bravo a parlare, magari registri video, sei bravo con i video, sicuramente inviare un video è qualcosa che ti farà almeno guardare da selezionatori invece di cestinarti subito in quanto sei l'ennesimo con una laurea, tot esperienze che sa l'inglese. Quindi sostanzialmente ho detto il video, ma per dire invia qualcosa di alternativo, un qualcosa di solo tuo che si differenzi dalle migliaia di CV che ricevono ogni singolo giorno, altrimenti sarai uguale agli altri. Quindi un qualcosa che ti differenzi. Io ti ho detto il video, ma potrebbe essere qualsiasi altra cosa che ti differenzi dagli altri e che ti faccia risaltare di fronte ai selezionatori. Punto 2. Fai il lavoro prima di essere assunto. Per esempio, se vuoi essere assunto da un'azienda per quanto riguarda il marketing, vuoi essere assunto dalla Ferrero, crea una strategia di marketing, una strategia di marketing, per esempio, riguardante il digital e invia il tuo progetto. Sicuramente è più facile che ti guarderanno perché non vedranno solamente il tuo CV, ma avranno un tuo progetto pronto. Quindi se il tuo sogno è lavorare in un'azienda X, invece di perdere tempo e ore per inviare 10.000 CV a 10.000 aziende, crea il tuo progetto riguardante il tuo ambito e invialo a quella azienda specifica. Punto 3. Attira il lavoro, crea il tuo personal brand. Ti metto in basso sotto il video come creare il tuo personal brand, ma oggi è fondamentale, sia che sei un freelance, sia che vuoi trovare lavoro, sia che vuoi diventare un imprenditore, creare il tuo personal brand, avere un blog, avere dei social in cui sei riconoscibile, far vedere quello che sai fare, farti riconoscere nel digitale, creare una tua community è fondamentale per risaltare all'occhio anche dei selezionatori. Poi tutto dipende certo anche dal lavoro che dovrai fare, ma in molti ambiti potrebbe essere molto importante, per esempio se sei un grafico, quindi avere già un tuo account Instagram con i tuoi lavori, un tuo blog e presentare anche quelli all'agenzia per cui dovrai lavorare, sicuramente sarà un elemento differenziante, molto più differenziante che il CV. Quindi se non ti prenderanno in quel modo, non ti avrebbero nemmeno preso guardando un CV dei migliaia di CV che ricevono ogni giorno. Punto 4. Relazioni, network. Crea relazioni con le persone, vai ad eventi di network in modo da poter incontrare le persone che lavorano in quell'azienda, perché è dimostrato, ci sono 10.000 statistiche, che essere presenti
presentato da una persona che lavora già lì. È molto più facile che il tuo profilo venga guardato se è una persona che ti conosce e conosce già l'ambiente aziendale. Quindi fare network, conoscere persone, andare in quegli eventi dove magari ci sono i selezionatori o altre persone dell'azienda e conoscerle e incominciare a frequentare quegli ambienti ti darà sicuramente molte più possibilità, aumenterà a dismisura le tue possibilità di lavorare in quell'azienda. Punto 5. Presentati, vai di persona, fatti conoscere. Se vuoi andare a lavorare in un'azienda, qualsiasi cosa tu voglia fare, presentati. Fatti vedere, quindi non inviare solo il tuo CV e aspetta che arrivi la persona che seleziona in quell'azienda. Alcune volte non è fattibile, ma se hai la possibilità di fare questo, sicuramente avrai molte più possibilità. Punto 6. Chiedi un mese di prova o 3 mesi di prova. Adesso non mi ricordo quale personaggio famoso, l'ho letto in un libro di una persona che poi si è creata la sua di azienda, però inizialmente per cercare lavoro e per imparare il mestiere mi ricordo che si presentò lì e chiese di lavorare per 1 o 2 mesi e non se ne sarebbe andato finché non l'avessero preso e messo alla prova per 1 o 2 mesi, e poi così raggiunse veramente il suo obiettivo in quanto lo assunsero. Questo è un metodo molto valido, in modo da farti conoscere sul campo se sei valido, e quindi poi dopo 1 o 2 mesi non potranno più fare a meno di te e ti sceglieranno, e se avranno bisogno di quella persona sicuramente rifletteranno su di te in quanto ti conoscono già e ti sei messo alla prova. Punto 7. Stupisci l'azienda per cui vuoi lavorare. Trova un modo per stupirla, crea un blog che parli esclusivamente di quell'azienda, crei degli articoli, per esempio se tratti di marketing, in cui parli di quell'azienda. Trova un modo per raggiungere gli interlocutori che vuoi raggiungere. In quel caso non sono clienti, è un'azienda, e quindi se all'inizio, prima di diventare un imprenditore, vuoi imparare il mestiere perché magari vuoi imparare un'attività o vuoi metterti in gioco o vuoi creare la tua attività indipendente, però iniziare già a lavorare perché in qualche modo devi sostenerti all'inizio, allora quello di stupire l'azienda per cui vuoi lavorare, trovare un modo per stupirla, sicuramente ti farà aumentare inverosimilmente le tue chance di farcela. Ecco, questi sono i miei 7 consigli alternativi al CV. Fammi sapere se ti sono piaciuti, ma soprattutto fammi sapere se hai altre idee alternative al CV che magari sono servite per il tuo caso o che ti sono venute in mente, in modo tale da dare dei suggerimenti a chi ascolterà questo video. Ti linko qui da qualche parte nel video i video sul personal branding. Lascia un like, condividi il video con i tuoi amici, iscriviti al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Spero di non essere venuta con la testa troppo tagliata.